ricatta di Alessandra Odoardi. Buongiorno, buongiorno Alessandra, buongiorno. Benvenuta davvero, ballerina di respiro internazionale, un bellissimo personaggio che conosciamo assieme a Leonardo Barilaro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Leonardo, ciao. Eccoti qua, pianista, compositore, ingegnere aerospaziale, cittadino adottivo di Modena. L'ho voluta leggere proprio tutta questa tua presentazione in poche righe, perché davvero poche parole descrivono tanto di quello che sei. Sei pianista, compositore, ingegnere aerospaziale, ma si può mettere insieme tutte queste Finora cose? Finora ce l'ho fatta. Complimenti, complimenti. Mi piacerebbe sapere da dove trai l'ispirazione per comporre, non so se guardando lo spazio o cose del genere, vai a sapere. L'ho presa un po' a larga in realtà col sorriso, per dare lo spunto in realtà per parlare di un prossimo appuntamento, il 22 di novembre, uno spettacolo a Modena che vi vedrà protagonisti proprio come duo. Passe de Deux, uh-huh, è il nome che vi identifica. Come nascete, come vi siete così conosciuti e come avete creato questo connubio, insomma, Leonardo? Il progetto ha ormai iniziato da qualche anno, perché abbiamo iniziato a collaborare nel luglio 2011. Io stavo sviluppando quello che è stato un album dove c'era un brano, Self-Portrait, e ci eravamo incontrati e abbiamo iniziato a parlare della possibilità di realizzare un progetto dove unire pianoforte e danza. Sì. E da lì è nato poi il video di Self-Portrait. Sì. E all'inizio si pensava fosse un'esperienza isolata, però abbiamo visto, lavorandoci, che sì, era molto bello. Sì. E quindi piano piano, perché ovviamente a regime siamo andati nel giro di un anno, piano piano abbiamo iniziato a sviluppare insieme sempre più brani fino a realizzare quello che è il nostro spettacolo, che presenteremo anche il 20 domenica qui, esatto, qui a Modena. Quindi insomma una conoscenza e una progettualità nata un po' in corsa, no, Alessandra? Intanto il nostro Pasquale Magno sta mostrando questo video, il primo, no, d'esordio, possiamo dire così, per capire di che cosa stiamo parlando. Ha detto Leonardo un anno di tempo, in realtà è un tempo relativamente poco per mettere in piedi non soltanto uno spettacolo ma un modo anche di presentarsi così particolare. Sì, diciamo che è stato tutto abbastanza naturale dalla realizzazione di questo video che stiamo adesso guardando, che è Self-Portrait, che è stato, sì, girato a Venezia all'alba del, sì, solstizio d'estate. E poi diciamo che le cose si sono, diciamo, susseguite in maniera molto naturale ed è stato estremamente stimolante poter condividere un'arte come quella della danza e della musica e fonderle insieme, che alla fine è il nostro scopo. Il progetto stesso si basa proprio su questa fortissima condivisione, sì, e influenza anche che le arti possono avere tra di loro, e la potenza e la magia che che un po' nasce, insomma, ovviamente. Esatto. Certo, è innanzitutto un grande lavoro di sintonia, perché, sì, credo che per sviluppare un progetto di questo di tipo simbiosi. Di simbiosi, esattamente, mi hai corretto, giustamente. Come si vive anche l'intensità di un rapporto di questo tipo per un esito come questo? Ma va costruita, va anche questa, anche di solito, sì, sì, assolutamente. Anche qui di solito è molto naturale, chiaramente occorre un grande ascolto e una grande apertura anche a mettersi in discussione, sì, a poter così accettare consigli o punti di vista che magari chiaramente un collega come può essere Leonardo, che tra l'altro seppur simili come arti, però comunque hanno delle particolarità. Certo. Quindi il concetto di sguardo esterno sicuramente è molto costruttivo. Sì. E sicuramente sia tramite un ascolto e la volontà appunto di creare, di rafforzare quella che in qualche modo può essere l'arte della danza, che assolutamente sono arti complete, ci, certo, teniamo a precisare, certo, che non è, il nostro progetto non nasce come necessità di una mancanza sì, che, sì, troviamo nelle nostre arti, ma proprio come un'esaltazione e un arricchimento ulteriore. Questo è quello che
ricerchiamo, ecco, nel nostro duo. Certo, il vostro obiettivo, diciamo così, il vostro modo di porvi. Tra l'altro, un'esperienza come questa, a che punto della vostra carriera artistica interviene, Leonardo? Per me è stata una bella sorpresa, perché io, dopo il diploma in pianoforte, sì, un po' di anni fa, ho scelto di dedicarmi completamente a ciò che è la mia musica. Sì. E ho attraversato varie fasi con linguaggi più o meno criptici, più o meno complessi, con sperimentazioni anche elettroniche, e mi sono ritrovato a voler almeno a provarci, a fare un passo in più, perché è molto diverso essere un pianista ed essere un pianista assieme alla danza. Sì. E detto correttamente, Alessandra, sono due arti complete, e mi viene da citare un'immagine non mia, sì, sì, dove sì, uno più uno fa uno, sì, inteso come è un po' il recuperare ciò che in realtà abbiamo fin da piccoli, nel senso, quando si è nel grembo materno, il primo, sì, contatto con ciò che non è noi, con l'esterno, è il suono. Certo. E il bimbo nella pancia reagisce con il movimento, quindi è qualcosa di davvero radicato innato, nel, sì, nel profondo. Poi si cresce e si tende a dividere. Mm. E io sto vedendo che il fatto di lavorare a stretto contatto con lei, e anche per me è un forte mettermi in discussione, perché diciamo, la musica assume una sua dimensione più naturale, perché è legata indissolubilmente al movimento e quindi al respiro, sì, e anche la danza è necessariamente legata a una necessità di maggiore ascolto. Mm. E quindi è tuttora una scoperta, perché anche adesso noi abbiamo il nostro spettacolo, però stiamo lavorando a materiale nuovo. Ah, ecco. E quindi è un qualcosa in fieri. Non so dove porterà. Chissà, bellissima questa inquietudine, no? Anche dell'essere aperti verso esiti ancora sconosciuti. È un bellissimo sì, modo, tra l'altro, per voi che siete giovanissimi, mettervi anche in gioco, non cercare necessariamente la risposta già certa, l'esito, il risultato finale, ma crescere anche in questo percorso. Adesso, secondo me, il nostro Pasquale Magno ci mostra anche un altro video, mm-hmm, che magari possiamo commentare, e che ancora descrive di voi. Di questo modo di esservi così trovati. Ecco, questo è un altro lavoro, Hidden Lux, se non sì, sbaglio, esatto, vero? Lux, sì. Di che cosa si tratta in questo caso? È un video che il video precedente è stato sviluppato, sì, grazie alla direzione artistica di Max Pepe e Paolo Bernardini, che ci hanno anche molto seguito nello sviluppo dello spettacolo in sé. Sì. E invece questo video è stato sviluppato con un altro grande artista, che è Massimo Toniato. E allora, il brano è nato attorno all'idea di un ricordo, sia di una donna, in questo caso Alessandra, certo, che questa è la fase, diciamo, in cui passeggia in quello che è un bosco. Sì. E tra un po' ci sarà il concetto di gocce, di pioggia, sì, sì, e da lì si apre tutta una serie di ricordi, sì, dove lei viene riportata all'infanzia, sì, e diciamo, a riprendere coscienza dell'importanza di ciò che concettualmente, appunto, negli sguardi nascosti, ossia la bellezza della semplicità delle piccole cose, perché okay, magari uno che vede per la prima volta il video non ci fa caso, perché sono lavori che magari non realizza subito, non razionalizza, di... però esatto, insomma, anche il primo impatto, cioè, a chi non conosce, chi ancora non vi ha visto, sicuramente qualche cosa che arriva e con sì, cui sì, lo spettatore deve fare i conti, no? Alla fine adesso l'arte c'è la goccia, infatti, sì, ecco. Ecco, la prima goccia, qua inizia tutta la serie sì, di ricordi, e ad esempio più avanti c'è un'immagine di lei che si ricorda di quella che era l'altalena dell'infanzia. Sì, sì. Delle... Quindi un importantissimo anche lavoro di interpretazione da parte di Alessandra, no? È un calarsi proprio nella parte, non soltanto dargli forma attraverso i movimenti del tuo corpo, ma insomma qualcosa di molto intenso. Sì, diciamo che
l'importanza che ha la danza, ma l'arte in generale, appunto, sì. Noi ci teniamo molto a sostenere un lavoro e a trasmettere al pubblico un lavoro che non sia prettamente estetico, per sì. quanto sappiamo benissimo che la danza di per sé è forse certo, l'esaltazione proprio dell'estetica, certo. come è giusto che sia, dell'armonia. Però un'estetica chiaramente è molto più apprezzata e comunque forse se ne comprende davvero la bellezza solo quando c'è una visione globale e, sì. e quindi chiaramente un contenuto. E poi molti dei nostri brani appunto sono dei piccoli quadri che siano dei racconti di emozioni, sensazioni, desideri e quindi assolutamente la parte diciamo teatrale, ma mi verrebbe da dire più umana, ecco, sì, perché sì. teatrale a volte viene inteso come qualcosa di finto, di al contrario, invece in questo caso sì, fai bene a è proprio un volersi sì. calare nell'animo umano e di scavare un po' proprio tutto quello che c'è, insomma. Certo, che c'è e che c'era, e che c'è perché c'è stato, ovviamente, insomma, un bellissimo gioco, un intenso gioco anche di rimandi tra i tanti sé che compongono la nostra personalità e la nostra identità, il tutto svolto attraverso la danza e il pianoforte. Che spettacolo sarà quindi quello del 22 e dove, tra l'altro, a Modena, Leonardo? Allora, lo spettacolo è al Teatro Nero, sì. che è una bellissima realtà sì. modenese, sì. molto raccolta e anche molto adatta al nostro genere di spettacolo. Il nostro spettacolo si chiama Aiko Jewel Boxes e come in realtà ha accennato già Alessandra, ogni brano ha dentro di sé un racconto. Perché questo nome Aiko Jewel Boxes? Prende spunto dagli Aiko, che sono brevi componimenti a carattere improvvisativi, sì. diciamo. Sì. E Jewel Boxes è inteso come scrigni che contengono gioielli, comunque sì. cose preziose. Sì. E abbiamo una nostra scenografia dove è simbolica sì. e dove ogni componente della scenografia è legato a un brano e quello che creiamo io e Alessandra è appunto un'unione di pianoforte e danza che ha il desiderio, se non altro, di accompagnare chi segue lo spettacolo in questo percorso dall'inizio alla fine, perché diciamo c'è un lungo arco sì, che dalla prima nota all'ultimo non sono brani insomma isolati. Spiegarlo e non poterlo spiegare insieme è veramente sì, dura. Io suggerirei di venirlo a vedere. Esatto, infatti da un lato per fortuna le immagini splendide con il suono del pianoforte di Leonardo insomma in parte ci stanno almeno se non altro evocando le sensazioni e le suggestioni a cui voi rimandate. Ma insomma bisogna essere presenti poi allo spettacolo per capire esattamente di che cosa stiamo parlando e che cosa interpretate attraverso le vostre arti meravigliose. Quindi l'appuntamento è per il 22 di novembre alle 21, suppongo. Alle 20.30. Alle 20.30, vedi, mi mancavano proprio i dettagli quelli banali, formali, però ci tenevo a farveli dire. Il 22 novembre alle 20.30 al Teatro Nero di Modena con il duo Pas de Deux, che questa mattina è stato nostro ospite e che ringrazio davvero tanto. Grazie. Al lupo ragazzi, grazie davvero.